Dunque, dove eravamo rimasti qua con Ark? Fatemi vedere, io sono qua. Bene. E abbiamo questa baracca. Ah, avevamo rifatto tutto da capo. Quindi abbiamo un moscopo e un parasauro. Questo è livello 8. Ok, abbiamo proprio ricominciato tutto. Sì. Adesso mi ricordo. Quindi abbiamo un po' di pozzi, abbiamo delle lance. Qua sta facendo metallo? No. Qua abbiamo del metallo? 2. Ok, quindi bisogna andare a fare metallo. Qua cosa abbiamo? Una sola, che più sola non si può. E qua? Ok. Ben iniziato proprio, che bello. Allora, mettiamo gamma 4. Ok, la sta scendendo un blu. Per un istante ho visto tutto in negativo. È perché facevo continuamente al tab. Allora, facciamo gamma 3, dai. Che almeno non ci sparaflesciamo gli occhi. D'accordo. Vai che arriva, non ha capito ancora che è stato là. Eccolo, eccolo, buonasera. Sì, intercettato. Preso. Preso, ascolta. Devi andare di là. Adesso Papponi deve giocare, capito? Capito? Saluta. Ciao. Ciao. Che c'è? Devi andare di là adesso. Finalmente vedo il micio. Ah, non l'avevo ancora visto? Guarda che ti vogliono salutare. Come va il nasino? Sì, è un maialazzo. Vai a fare un giro? Bravo, vai. Ti faccio scendere. Saluta qui. Vai. Opla. Via. Più veloce della luce. Dai che se fai bravo dopo ti tolgo le croste. È difficile vedere sotto ai tuoi piedi mentre giochi. Sì, è vero. Però lui dovrebbe mettersi lì tranquillo, invece non so mai un cazzo, va? Eccolo! Ma fregato! Ero di nuovo lì. Chi è? Guarda lì la camera. Cheese. Dai, vai. Madonna, come sei profumato. Due occhi diversi. No, ce ne ha tutti e due blu. No, magari si è fatto riflesso con... Ok. Allora. Metallo. Cominciamo da qua. Ecco, soprattutto se usi quella giusta. Va bene, intanto la pietra ci serviva comunque. Trasferisci. Allora, ricordatevi, questa qua è una versione in leggerezza, eh? Quindi niente scleri, niente sbatti. Ok. Ciao Immo, buonasera caro. Allora, aggiorna anche te sulla situazione di questa sera. Ho scaricato Cyberpunk, mi hanno dato il codice e in questo momento ce l'ho pronto per essere avviato. Ma sbloccheranno il gioco a luna di notte, quindi fino a luna, quindi per altre 3 ore, ci facciamo una partitina ad Ark, che è un po' che non ci giocavo. E dopo ce ne andiamo su Night City. Ok?
Ho visto che c'è gente che già lo può, aveva voglia da oggi pomeriggio. Ma è capito, sono i raccomandati. Io non voglio esprimere giudizi, non voglio avere pregiudizi. Però io qualche battutina la farei, soprattutto il mio caro amico Shroud, che diceva, ma vedrete che Cyberpunk verrà rovinato dagli streamer, perché probabilmente faranno in modo da poterlo avere prima, anzi lo avranno prima, e bla 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 bla, e lui già oggi pomeriggio lo stava streamando. Niente dissing, non si fa dissing qua, semplicemente un'osservazione. Ok. Graffettati gli occhi e solamente gli occhi. Ok. Questo ovviamente deve scassare l'anima qua. Andiamo con lui, va. Vuoi andare a fare un giro a raccogliere roba? Come sei messo? Sei bello pieno. Allora fai così. Comportamento, abilità, passeggiata. Vai, divertiti. Alex, buonasera caro, ben arrivato. No, beh, allora, non da settimana scorsa, lo stanno streamando da oggi perché hanno lasciato aperto agli streamer, ovviamente, la possibilità di fare un pre-streaming, un'anteprima. Le settimane passate hanno fatto vedere un sacco di video, eccetera. C'era l'embargo, quindi recensioni e cose di questo tipo potevano farle solamente, mi sembra, da domenica forse. Credo che, no, la recensione è uscita, scusate, ieri è uscita la prima recensione, se non vado errato. C'è l'embargo, anche io quando mi danno le chiavi del gioco, dei giochi, da K-Mailer, mi dicono, cioè, se me la danno il giorno in cui esce il gioco, oppure qualche giorno prima, mi dicono c'è l'embargo, il gioco uscirà tra 2 o 3 giorni, non puoi farci nulla, preparatele, e poi quando si sblocca la possibilità di recensirlo, comunque di farlo vedere in streaming o su YouTube, hai via libera, insomma. Ad Ark non gioco più, comunque fecero X The Last of Us. La gente si lamenta degli spoiler, ma cerchi in giro e grazie, certo. Basta che uno cerca roba sul web e non si rovina nulla. Esatto, non cerca roba sul web. Esatto, esattamente. E beh, tu vai via. Bravo. Ok, ma cagato qui, ma ti pare? Minchia, sul banco da lavoro proprio. Abbiamo... no, devo prenderlo da qua. 9. E poi lo butti di qui. Sposti qua. Questa non riusciamo ancora a farla. Ok. Non mi piace più Ark. Come mai? Cosa è successo? Quanti vita sono, Izio? Quanti vita? E... 8. Cosa vuol dire quanti vita sono? Ah, quanti giga? Ok, potevo arrivarci però. 63 mi pare. Sopra la 60.
Non mi fa più spawnare. Devo aspettare un'ora e lagga alla Madonna. Ma scusami, lo giochi sul server di Steam o lo giochi su Epic? Perché magari su Epic è plausibile che lagghi. Ok, su Steam, strano. Ma hai provato a riavviare il tuo router 2-3 volte? Ancora ci sta sto tacchino di merda. Allora, scarichiamo sta roba. Dai che sono stracurioso di vedere com'è. Il mio personaggio... Il personaggio che vorrei fare su Cyberpunk è il Netrunner, che in soldoni è una specie di hacker del cyberspazio. Quella è la mia idea. Poi vedremo cosa si riesce a fare. Lo trasferisci. Ok, bene. Dunque, quello blu, che livello sono io? Forse riesco a prenderlo. Non ho impostato, scusate, il mouse. Non è qui, dov'è il mouse qua? Ah, ancora su World of Warcraft. Come spoiler? Vabbè, ma scusa, ok. Allora, non ci sono classi. Si può dire che sono classi? Non ci sono classi vere e proprie su Cyberpunk. Ma qualche video ve lo sarete visto anche voi, no? Vecchi. Se c'è in giro da 8 anni. Io so solo che c'è un attore che amo da quando sono piccolo. Per il resto nulla. Ok, basta, non vi dico più niente. Sto zitto. Cucito, bocca cucita. Io sto giocando a Dark su PlayStation 4. Niente, non ho fatto in tempo. C'era una lancia viola. Puttana, la puttana. Ma porca una puttana. No, anch'io so poco. Nel senso che non mi sono messo lì a leggere chissà che. Cioè, non mi sono voluto spoilerare nulla. So le cose fondamentali, tipo che c'è una storia. C'è la storia di Night City, che Night City è la città dove praticamente farai quasi tutto. Cioè, ho capito più o meno com'è l'ambientazione, com'è la storia in sé. Chi sei tu? E via scorrendo, queste cose qua. Esatto, bravissimo, è quello bello. Ci hai preso in pieno. Allora, lasciamo giù quest'arco. Notate con quanta nonchalance ho fatto finta di niente sul fatto di aver perso la lancia viola. Chi se ne frega. 14. Con 14 ci facciamo, non credo. Quanto ci vuoi per questa? 50, ma il falcetto? Ce lo facciamo. No, 18 ce ne vuole. Benissimo. 18, eccoli qua. Adesso ce lo facciamo. Server PvP. Ah, forte. Ok, questo lo mettiamo qui. Bene, andiamo a prendere qualcosa. Allora, ho bisogno di cristallo. Ho bisogno anche di un pteranodonte. Livello 30. Ptero, cos'è? 38? 38. Ok. Cosa c'è là sopra?
È un carno? È un carno. Andiamo a prenderci il carno. Il carno. Carno, carno, carno. 46. Inutile. Adesso che ci penso, Izio, ti avevo mandato in Facebook l'immagine che ieri scrissi in chat. Sì, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. L'ho vista. Ma cazzo, come faccio a mancarlo? Gagliardo. Ti sta proprio bene. E c'è pure un raptor là. Due piccioni con una fava. Sì, 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 è proprio un'unghia incarnata. Aspetta che arriva Pirla. No. Che fa? Bastardo. Ok. A posto, direi. C'è qualcos'altro? Di solito un raptor da solo è dura vederlo. Di culo. Ah, tu che livello sei? 112. Che culo. Che culo. Vabbè, ma questo è culo, eh. Perché era incastrato tra le piante. Ok, allora dovrei avere della carne da usare, sì. Ok, fermati lì. Aspetta, vabbè, lo facciamo dopo questo. Allora, te dopo. Prima lui. Che tra l'altro secondo me a te basterebbe. Basterebbero 4, mentre a te una è sufficiente. Infatti, accetta. Trentaquattro sessantotto. Più 32, invece 34 dovrebbero essere sufficienti 3. Vabbè, comunque ce ne sono 4. Eccolo là,
pteranodonte. Ascolta un po'. Comportamento. Neutrale. Stai lì. Cura qui. Che io vado a prendere il pteranodonte. Oh, 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 oh. Ce n'è un altro. Oh, 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 oh. Non ho bolas. Stavo per fare una grande cagata. Allora, che ci manca per fare le bolas? Tutto. Pietra, pelle, paglia e fibra. Ok, andiamo a farci le bolas. Qual è il tuo soprannome? Non lo so. Terminator. Pietra, paglia e fibra. È quello che portavano i re magi. Bolas. Creazione. Bolas. Fammene 6. Mana. Mana, un indizio. Managarm. Ricky, buonasera caro, come stai? È un po' che non ci vediamo, o sbaglio? Ok, allora. Le bolas ce le abbiamo. Abbiamo bisogno di ancora... Dove sono qua? Dovrebbero esserci un po', no? Hai voglia. Manaz... non lo so. Io ho già finito i lingotti. Bene. Bene. Qua ci vogliono cristalli. Che è? Ci vogliono i cristalli. A proposito, riusciamo a fare già le selle? Creazione Raptor. Ce l'ho già. Ok. Per il carno. No. Allora, facciamo la sella del Raptor. Raptor. Cos'è successo? Chi è che ha spaccato qualcosa qua? Intanto sento dei rumori strani. Dicevamo, creazione Raptor. Ce ne facciamo una. Tac. Manazia Alex. Cosa vuol dire Manazia? Alex Manazia, tuo cognome? E io che ci stavo pure a pensare. Allora, abilità di creazione tempra. Ok. Taglio la grande. Ok. Perfetto. Facciamoci un centinaio di queste. Mentre andiamo allegramente là. Ah, il tuo soprannome. Ma cosa vuol dire Manazia? Io ho sentito il verso del parasauro, quello che era dietro di te. Eh sì, si è incazzato con qualcuno, ma non ho capito con chi.
Boh, magari è andato sopra il fuoco. Cos'è sta roba? Marcimento. Io ho dato che domani giornata piena di verifiche a scuola. Allora in bocca al lupo. In bocca al lupo Castoro. Perché faccio le cose veloci e sono bravo. Ah, manazia vuol dire quello? Dovevi fare le bolas. Già fatte le bolas. Ce l'ho lì nella barra. Allora, spostiamo lui. A lui gli danno la sella. Ok. Bene. Tu ce la fai uscire da lì? Sì. Facciamo vedere qua chi è che domina. Che è il Caput Mundi. Ok, tacchino però lasciamo in pace, eh. Sei fuori, quel tacchino lì è violento come solo pochi sanno esserlo. Se pelo pelo tocchi il tacchino, va a finire che poi devo ricominciare da capo. Anzi, questa vediamo se riusciamo a craftarla, va. A cucinarla. Dubito, ma ci si prova. Te. Aler, buonasera. Chiama Raptor Barbinera. Barbinera. Non è che mi fanno un po' di storie poi su Twitch? Sai che oggi sono tutti sul politically correct, face, come cavolo si chiama? Non vorrei rischiare, cavaliere. Il tacchino è il più forte di tutti, sì sì, peggio di un giga quel tacchino lì. A parte la forza infinita che deve, la vita infinita che deve avere. Allora, vediamo un po' dove siamo arrivati. Siamo al 31, mancano 7 livelli per il pteranodonte. Ok. Ci vuole un anchilo, ragazzi, ci vuole un anchilo. Allora, visto che tu sei rapido e visto che io sono attrezzato per uccidere. Sì, molto attrezzato per uccidere. Vado. Io ne ho ammazzati 10 di tacchino. La massima verrà fuori il nome di un soprannome di una famosa modella. Eccolo, chi sei tu? Hai mai già visto? Aspetta, aspetta che prendiamo le distanze. È dietro? Ok, riusciamo a confonderlo? Forse che sì.
Povera Fiomia. Allora, ascoltami un po'. Passivo. Ok. Che livello sei? 68. Ci va schifo. Ma che sei, maschio o femmina? Femmina. Se non vieni sei un tacchino. Volevi andartene? Pulaster. Tu sei femmina, sono tutte e due femmine, certo. Certo. Vai di là. Dai che mi serve la carne. Ma livello 8. Ce ne facciamo niente. Se non vieni non ci credi. Ora credi. Vero? Fa brutto la squadra di Raptor. Madonna, ieri, raga, ho fatto le 3:30. Mi sono svegliato 3 alle 6:30, erano quasi 7. Ho cercato di dormire 5 minuti in più. Stamattina ero bello sconvolto. Va bene, andiamo, proseguiamo. Vediamo su di qua cosa c'è. Cavolo, se solo potessi fare le live durante il giorno. Vi giuro sarei più, come dire, sgarzolino. Più brillante invece che essere così un cadavere. Ho visto qualcosa qua? No. Niente di interessante. Uno stego, vediamo questo stego come è messo. ...64. Stegodonte, livello 26. Va bene, però non ho sufficienti frecce. Ok. Ho dormito male stanotte, tutto storto. Stamattina sono a pezzi, ti capisco. Minchia, se io facessi una roba del genere. Ma grazie a Dio, io quando mi addormento poi non capisco più niente. Ma difficilmente mi muovo, a meno che non sia mia moglie a muovermi, perché sto russando come pochi. Abbiamo bisogno di una fiommia, anche vero? Madonna, ma sapete... Hai scorreggiato. Madonna. Tutte le volte che io guardo da un precipizio mi viene in mente quella live dove ero ad Aberration e guardavo giù nel precipizio lì, insomma, per vedere la zona, non mi ricordo se blu o rossa, e mi è attaccato alle spalle un serpente, mi ha dato proprio un morso sul culo e io sono volato giù. Non so se ve la ricordate. Mamma che puzza. Ma chi hai mangiato? Diamo sempre la colpa al gatto.
Bella Vito, carissimo, ritorno di Ark fino a Luna, poi da Luna si va su Cyberpunk. Se ti interessa faccio un salto che io a Luna incomincio Cyberpunk. Ho la chiave, l'ho installato, sto aspettando che sblocchino i server per noi comuni mortali, capito? Che sblocchino il gioco più che il server, è in single player. Mi fai bere? Dai, riempi sta borraccia, bastardo di Giuda. L'ha riempita? Sì. E quanti pescetti? Ce la canto e ce la suono. Perché sta cascata mi ricorda qualcosa? Dov'è che siamo? Ok, no, è inutile andare di qua senza il mio Raptor. E infatti tanti ci giocano già. Solo che non avevi il paracadute. Eh sì, sono cose che si imparano col tempo, ragazzi. Andare in giro col paracadute, non affacciarsi dai ponti, quelle robe lì. Allora, ce la divertiamo. Ci divertiamo con lo stego? 64? Mazza, proprio brutto. Non c'è un altro proprio bellino? Di un livello un po' più consono? Vabbè, va bene uguale. Vediamo se riesco a mettermi qua sopra. No. Ok. Ci mettiamo qua sopra. Vediamo un po'. Ok. Preso. Gatto, fermo. Com'è che quando mi metto ad addomesticare qualcosa tu ti devi muovere? Per me mi piglia. E mi stampa pure. Che fa? Si arrampica? È passato lungo. Va bene. Che fa? Di qua sale? Sì. Sale e non fa male. Zio, facciamo così. Per risparmiare batterie ci vediamo Luna. Grande. Xtremenitro. Grazie per la sub. Scusami, forse ho letto male il tuo nome. Per Tremenitro? Scusa, ero un po' preso. Grazie per il follow. Che fa, Devia? No. Non gliene frega una minchia. Vediamo, qua ti incastri, vero? No, non sembra incastrarsi. Oh, e basta? Bravo. Sì, gli hanno cambiato anche la skin, vedo. Estremito. Come estremito? Extremenitro. Vabbè, insomma, buonasera. Ben arrivato. Fermo. Che fa? Oh cazzo. Ah no, pensavo mi caricasse. Preso. Oh, stai fermo lì. Ah, è che ci voleva tanto. Ci abbiamo le bacche? No. Anche perché non era previsto.
5 qua. Sì, qua è semplice, ragazzi. Ormai dopo Outward mi sento molto più, come dire, probabilmente perché prima di giocare a questo giocavo a Minecraft. E allora forse è per quello che mi è sempre andata male. Invece giocando a Outward adesso ti senti più, capito, scafato. Basteranno, sì, che basta, guarda. Ah, voglia. Anzi, gliele metto già tutte, così se c'è voglia di magnà. Teva. Ok. Noi dobbiamo mangiare, sì. E dobbiamo bere, sì. Vedete come l'occhio ormai cade, eh? Oh, fammi vedere questo. Tu non ti incazzi, vero? Se mi avvicino? Se non sei, sì che si incazza. Ma vaffanculo. Orca puttana. Aia. Qua c'è un po' di lotta impari. Era basso però di livello, mi sa. Minchia. Riuscissi a incastrarlo in qualche modo? Piantala, guarda che mi butta giù. Aspetta, devo girare di qua prima che mi tira giù. Dio buono. Bartalo! Vieni di qua. Tu segui me. Ok, qua puoi menarmi quanto vuoi. Ok. Non mi ricordavo più, non me lo ricordavo più. A volte mi dimentico quali dino sono incazzosi quando ti avvicini e quali no. Ma volete che sposti la webcam? Me la metto giù? Qua non vedete quello che io creo. Aspetta, aspettate che mi sposto. Allora, questo, media source e questo. Mi metto qua. Ok. No, vedo ancora un po' di... Allora, dispositivo di cattura di video, media source, questo. Ancora un filo più in basso e un filo più a sinistra. Non ha fatto un cazzo. E sta spostandoli. Boh, vabbè, voi vedete? No, sono in pausa? No, non sono in pausa. Allora, aspettate, datemi un secondo. Questo abbiamo detto. Questo, dai, stai fermo. E... Media source, ok. Ma porca puttana, perché non lo fai spostare? Vabbè raga, accontentatevi, sta lì. Ok. Tutto nero, non è vero. Ciao Ifrit, buonasera caro. No, non mi dite che vedete tutto nero, che mi preoccupo. Ok.
Piove. Che disgraziato. Allora, vediamo come si è messi qua. Ifrit, stasera a luna si va a giocare a... A cos'è che si va a giocare Ifrit stasera a luna? Te lo fa vedere. Aspetta che te lo fa vedere. Stai attento, eh. Sta attento che te lo faccio vedere, eh. Si va a giocare a... Ho sbagliato. Si va a giocare a... Non lo fa vedere. Vai. Dai. Vabbè, Cyberpunk, ok. Niente, volevo fartelo vedere da là, ma niente. Non ho potenti mezzi. Regia? Si impegna un po' di più, regia. Ok, allora, quello l'abbiamo eliminato. Il Raptor l'abbiamo rimesso in piedi. Aspettiamo lo stego. E vediamo qua sopra cosa c'è. Allora, qui se non vado errato dovrebbe esserci un'altra... Ah... L'ho menato. E ciao, ora che ti faccio fuori. Ma non c'era l'abilità di attaccarsi? Ma non va, non si attaccava sto coso. Eccolo, no. Ops. Siamo proprio sotto. Mettila. Ah, perché sono stanco, giustamente. Aspetta che recuperiamo. Dai. The Long Gamer. Io sono un suo fan. E io lo seguivo, solo che... Ultimamente non gli sto più dietro perché o guardi video o faccio video. Tanti non ne vedo più. No, ti dirò, a me piace molto invece Omiatol. Lo trovo abbastanza originale. Anche se fa sempre le solite cose come gli altri, eh. Però comunque lo trovo originale nel suo modo di fare, di essere. Chi è? Aspetta che ci mettiamo dritti. Ok, cos'era piccone, vero qua? Dov'è? Dove lo zanzarone? Mi sembra che ce ne fosse un altro. Dai che mi dà un botto di chitina. È sparito. Eccolo. Eccolo. Perfetto. Finiti? Finiti. Bene. Ecco dove avevo incrociato Alex. Adesso The Long Gamer ti aggiorno inizio. Sta facendo Below Zero di Subnautica. Aggiornato. Ma lui ci aveva già giocato? Ah, perché l'hanno aggiornato e allora sta facendo quello. Ok. Stego, si è svegliato? Thunder Jurak, carissimo, buonasera. Aggiorna anche te. Arc fino a luna e da luna andiamo su Cyberpunk.
Ho la chiave, ho il gioco scaricato. L'ho visto. Oggi con 80% di più di Natale. Bella lì. Che livello sei? 48 cos'è? Asino cotto. Tapeara mi sa che è ancora di più del... Tape... 55. Va bene. Bello Gigi, ma occhio perché ci sono scene di zizze e cose che a Twitch non piacciono. E come fanno gli altri streamer? Su YouTube? Ah, su YouTube tu dici a lui, a Cavaliere, ok. Devo stare all'occhio. Sì, allora, non ho assolutamente idea di quello che può succedere se streamo Twitch. Se streamo su Twitch... Cyberpunk. C'è di tutto, ci sono genitali, c'è un botto di roba. Ma secondo me su Twitch poco importa. Il casino è su YouTube quando lo sposto di là. Vedremo. O al massimo. Più che altro sulle musiche. Io per quello. Esatto. Per la mia preoccupazione è più che altro sulle musiche, non tanto le scene di sesso. Ho visto incrociato, eccolo là. Quelle sono le mie preoccupazioni. Chi è? C'è un altro. Oh, c'è un altro. Perché per esempio Outward, il secondo e il terzo video, mi è arrivato una segnalazione di copyright e non l'ho potuto monetizzare. Per carità, ha fatto 60 view, però. Metti che un domani piacciono di brutto i miei video, la gente se li va a guardare, quel video non lo potrò mai monetizzare. Perché c'è sotto la musichina di quando sono entrato... forse nella montagna della convergenza, insomma da qualche parte parte sta musichina di sottofondo e a lui non è piaciuta. Non è un copyright strike, eh? Cioè non mi fanno la ramanzina più di tanto. Ma dove diavolo è? Eccolo. Semplicemente mi dicono: guarda che se avvii la monetizzazione i soldi vanno alla società che ha fatto la casa discografica, eccetera eccetera, che ha fatto SP Giochi. Sì, lo conosco. Dove le zizze? Dove? Chi è? si è svegliato. Tu dici zizze e quello si sveglia, capito? Esatto, su Cyberpunk è un po' come GTA, ok? In più diciamo che loro non si sono preoccupati di censurare, visto che è un gioco per adulti, non si sono preoccupati di censurare praticamente nulla, come per, cos'era l'altro? Come per Conan, tu puoi modificare i tuoi genitali. Questo ci mette un botto. Che carne gli ho dato questa? Tu non hai carne seria, capo di bomba.
Non hai ammazzato qualcosa con carne buona, no? Va bene. Allora, segui me. Ciao Alex, buonanotte. Perché un pirla? Non è quello di... della can... aveva fatto mica quella canzone che ha spopolato di brutto. No? Manco fosse Black Mamba. Buonanotte Alex. Buonanotte. E Conan sì, ingrandisci le pere, ingrandisci l'usel. E poi vabbè, non è esatto, non è che fa più di tanto. L'uselin della comare. Ma abbiamo metallo qua? Non ho farmato metallo, io, vero? No. E qua non c'è di metallo, vero? No. C'è buio però. Come mai? Perché questa è spenta. Accendi che ci fa un po' di luce, va? Oh, meglio. Ce l'hai legna? Sì, l'ho appena messa. Paperella. Ah, ecco, quella lì, bravissimi. Ma cos'è che ogni tanto esplode? Non ho capito. Ah, sei tu che... Ok, ok. Era lui. Però, nel senso, sarà anche... come dire... Però, devo dire che... Esatto, magari è bravo. Tutto il corpo di un Psyduck. Sì, è vero, è molto infantile. Però anche Lion, no? Si chiama Lion. È molto infantile. Eppure, ha pure scritto un libro. Ah, sì. Stego. Eppure fatturano come Berlusconi. Ma allora, partiamo da questo presupposto, ok? Non è che devi essere Einstein per fare un sacco di soldi. Se pensate, facciamo un esempio, e magari qualcuno si offende, però Alvaro Vitali, la comicità di Alvaro Vitali è demenziale. Eppure allora piaceva, allora faceva l'attore. Oggi piace ancora, perché la gente di allora, oggi se gli dici Alvaro Vitali tu dici Però voglio dire, qualitativamente non puoi paragonarlo a, che cazzo ne so, Vittorio Gassman o Mastroianni o boh. Ok? Era un film di serie B, i famosi B-movie. Eppure piaceva, ha fatto i soldi, non fattura come Berlusconi però. Cioè non è che ci vuole anche quello, è questo che voglio dire. Cioè se fossero tutti come dire, laureati all'Accademia delle Belle Arti o super geni, la gente alla fine si annoierebbe. Ci vuole anche quella parte easy della vita, no? Quella parte leggera. Io personalmente faccio un altro esempio. A me Checco Zalone non mi piace, ma proprio Zero. Non mi fa ridere, ma proprio per niente. Eppure
è primo il botteghino, no? Quando fa un film. Questo non vuol dire che io sono quello che ha capito tutto, chiaro? Però a me non piace, eppure, cioè, non mi piace la sua comicità. Eppure è primo. Ma non è che dico, cazzo, non è capace. È bravo, perché è bravo, è bravo. Perché se non fa ridere me, ma ne fa ridere 60 milioni. E vedi? E vedi? A me che il Cozzalone non piace. Cioè, a me piace... Però vabbè, poi finisce che divento... A me piace Woody Allen, mi piace Peter Sellers, me ne piacciono vari, che però non sono... Che però non sono, come dire... Vabbè, Woody Allen non puoi dire che è di nicchia. Sono solo gusti, esatto. Falconero, mi piace anche lui, lo seguivo, non lo seguo più che altro perché anche lui è entrato un po' in quella routine da youtuber che chiamo io, dove per lui è molto obiettivo, però non lo so, c'è sempre quella molla da youtuber che ti fa mettere i titoli tutti in maiuscolo, fare il titolo clickbait, fare video su video su video che spesso e volentieri dicono o le stesse cose o non lo so, alla fine mi ha un po' stufato Falconero. Cioè io fondamentalmente cerco di seguire a prescindere chi mi fa un titolo in minuscolo, perché vuol dire che rispetta, ok? Perché il titolo in maiuscolo, se lo metti, lo metti per un... Sono vecchio, lo so. Lo so, sono vecchio. Sono un boomer, ragazzi. E che devo fare? Cioè, se tu sei bravo e i tuoi video vengono visti, che cazzo te ne frega di mettere il titolo in maiuscolo? No. Come anche quegli altri due... Come cazzo si chiamano? Quelli che fanno le gag, la scuola ieri, la scuola oggi. Aspetta, com'è che si chiamano? Jacopo uno e l'altro? Che a volte fanno i video con Favij. Non mi viene. Che fanno i video sulla scuola, la scuola com'era prima, com'è adesso. E Pantellas, bravo. Minchia, i Pantellas hanno una regia della Madonna, sono bravissimi. Come anche... Vabbè, bene, non paragoniamoli però. Comunque, i Pantellas sono bravissimi. A me non piacciono, ma sono fenomenali. E fanno video della Madonna, che vengono visti soprattutto da un pubblico giovane. Adesso non mi viene in mente l'altro. Aspetta, eh. Non mi viene in mente. Vabbè, c'è un altro gruppo di youtubers che sono molto bravi. Questi mettiamoli tutti qua, vedete qui va? Ce la fate? 1, 2. I Pampers. Questo non riesce a muoversi. Tu non riesci nemmeno tu. Che sei appesantito. Mettiteli tutti qua, va? Così almeno so dove cazzo siete. I The Jekyll. Vogliamo parlare di The Jekyll. Meriterebbero il doppio degli iscritti e delle visualizzazioni che hanno. Sono bravissimi. E la loro comicità è ottima per questo mezzo. Per questo... No. Tipo io a 16 anni sentivo tantissimo rap americano, adesso non mi piacciono più. Esatto, cambia, che ovviamente le cose cambiano, quando cresci eccetera cambi. Io per esempio ascoltavo tantissimo Michael Jackson e ancora oggi ascolto Michael Jackson. È umano anche lui e sbaglia magari, ma è molto peggio altri avere un minimo di coscienza. Uh,
Non fa sponsor, sì, è vero. No, 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 guarda, allora io, cioè, su Falconero non posso dire niente di male, perché, cioè, mi sembra una persona corretta, mi sembra molto oggettivo, anche se a volte discosto dai suoi pareri, da alcune sue valutazioni. Nulla da dire, l'unica cosa è che proprio non lo seguo più, perché non trovo più interessanti molti dei suoi video. Cioè, alla fine riesco, ma neanche dal titolo, so già cosa metterà, capito? E quando arrivi a quel punto lì, perdi di interesse. Alla fine i video che guardo si riducono molto a guide, tutorial, eccetera. Rimango sempre dentro a IGN, perché lì arrivano le novità fresche, ti arrivano subito in inglese. E poi arrivano su multiplayer, arrivano su AI Gaming, lì come cavolo si chiama, arrivano sui canali italiani, diciamo. Prima passano ovviamente dagli Stati Uniti, dai canali inglesi, e poi arrivano in Italia. E preferisco guardarmi un, che ne so, 17 minuti di un gioco nuovo fatto da IGN, senza commento né niente, dove io guardo il gameplay e mi faccio io la mia opinione, piuttosto che sentire un video lavorato, tagliato, eccetera, con l'impronta di quello youtuber, perché è ovvio che come il giornalista ti dà la sua impronta su un articolo che ti fa, come lo scrittore dà la sua impronta su un libro che ti fa, uno youtuber dà la sua impronta su quello che lui fa, lascia il suo segno. Preferisco, è come guardare, ecco, fatemi un'idea, guardare una partita di calcio senza il commento. Le avete mai viste? Quando a volte vanno in sciopero, oppure, non lo so, forse mi è capitato solo quando vanno in sciopero. C'è lo sciopero dei giornalisti e vi guardate la partita senza commento. Per voi, quella partita lì è più o meno bella? Se avete iniziato sopra stato Michael Jackson per sempre, ok. No, 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 ma che è iniziato? Ma guarda che io, cioè, non è che sovrastato Ark. A me fa sempre piacere parlare, commentare, mica dobbiamo solo giocare e basta. Se la partita ha ritmo è bella. Beh, esatto, tu guardi la qualità del gioco. Non è il commento, capito, che fa la differenza. Il commento è da corredo. Ma se tu sei un tifoso di calcio, se tu guardi la partita, sai le due squadre che giocano in campo, tu sai chi sono i vari giocatori, senza necessità di avere il commento di quello che ti dice pallombella, carambola e bla bla bla, capito? No, nemmeno io guardo le partite di calcio da quindi, insomma, da quando c'è stato Moggi io ho chiuso col calcio, basta. Ero Juventino, giocavo a pallone, giocavo a calcetto. Ho smesso di giocare a calcetto nei tornei perché diventavo troppo violento. Facevo male alla gente, quindi ho detto basta. E ho detto prima o poi me le daranno di santa ragione. Perché si giocava, erano tornei da premi seri, ok? Cioè c'erano vacanze all'estero, roba del genere, e quindi ognuno dava il massimo. E quando cominciavo a far male alla gente, di proposito, ma non perché volevo far male alle persone, ma succedeva che in un contrasto io il piede non lo mettevo morbido, capito? E siccome mi è capitato più di una volta di mandare, non dico all'ospedale per l'amor di Dio, ma metterli in panchina perché gli si girava la caviglia, ho detto basta, basta. E poi voglio dire, non sono mai stato ammonito, non ho mai stato espulso, non mi è mai stato successo mai niente. Però dopo Moggi ho detto basta, per me il calcio ha chiuso. Samp Sassuolo senza cronaca. Gli speaker sono andati a ritmo e entusiasmo nella partita. Non è detto. Dipende, se guardi un commento di una partita, non so, di una serie B brasiliana,
sembra che stanno giocando per, capito, per il campionato del mondo. Io sono andato, quando ero in Brasile, sono andato a vedermi una partita della squadra lì, del paese dei miei cugini, partita di Serie B. Minchia, se le davano, ragazzi, ma se le davano di santa ragione, che manco fosse stato un campionato del mondo. Figa. Poi in più le tifoserie si pestavano. Ma basta. Ma che cazzo me lo fa fare? La cosa minore che si lanciava era la lattina di birra piena. Ecco, che ma cazzo, ma proprio la lattina di birra dovete lanciare. Allora, aspettate che non mi ricordo più. C era, giusto? Ok. Così vi raccoglie uguale. Madonna, non mi ricordo più, fatemi vedere. No, così raccoglie le bacche, ok. Così invece lui raccoglie, perché ci sono le nuove modalità dello stego, le tre modalità dello stego. Così sempre bacche. Ok, no, preferisco questa, mi serve legna e paglia. In Brasile ai derby si sparano. A me lo dici? Io vengo da lì. Ho ben presente. Ma non solo ai derby si sparano, eh? Si sparano anche per strada. E no, non perché hai tagliato la strada 1 o perché questo t'ha beccato che eri a letto con la moglie. Ti sparano, punto. Ti sparano perché c'hai un cappellino che a loro piace, perché c'hai l'anello al dito, e se non fai in tempo a togliertelo dal dito, te lo tagliano il dito. Poveretti, ci sono i miei parenti là che sono tutti sconvolti. Quando sono tornati i miei da là qualche mese fa. Sì, sì. E ti dico che è una delle zone più tranquille, eh? Ti dico che era una delle zone più tranquille. Solo loro sono a Natal. È una delle zone più tranquille del Brasile, più o meno. Non sto parlando delle megalopoli, non parlo di Rio, non parlo di San Paolo. Parlo di Natal, che ha quasi 2 milioni di abitanti, no? Paesino in confronto al resto. Ecco che si è svegliato il gatto. Salve. Sì. E no. Oh, Vigors, buonasera. Oggi si torna su Ark, sì, ma fino all'1. E poi si va su Cyberpunk. Ehi, sai che c'è i peletti qua tutti annodati? E si torna su Cyberpunk. E quelle non tranquille cosa fanno? Allora, parti dal presupposto che le case, a parte le inferiate, hanno quelle dove la gente può permetterselo, e sono in pochi, hanno i vigilantes che gli girano. Cosa c'è? Hanno i vigilantes che gli girano intorno, quindi hai un paghi un guardiano, 2, 3, quanti sono, tu praticamente c'hai tipo palazzone e fortezza. Vai, scusa. Devi andare a fare pipì? Vai a fare pipì. Opla. Hai tipo fortezza circondata da mura, filo spinato e tutto quanto, metti il tappetino e c'è il guardiano, ok? E il guardiano è armato mica di beretta, ok? Cioè, tenete presente che in Brasile ti uccidono per nulla, davvero, si ammazzano senza motivo quasi. Ormai cioè, è una situazione fuori controllo. Quando i miei sono andati giù a Fortaleza, che è già una città un po' più grossa di Natal, vicino sopra l'equatore o giù di lì, e c'era lo sciopero della polizia. La polizia era in sciopero. Significa che i criminali facevano il cazzo che volevano, ok? Cosa significa? Che c'era un assassinio ogni 4 minuti, una cosa del genere.
ti vedo tutto fermo. No, ero fermo io. Scusami, cavaliere, perdonami. Ero fermo io che stavo chiacchierando. E quindi, insomma, vabbè, è brutta la situazione in Brasile. È brutta e peggiora sempre di più, peggiora sempre di più perché sono tutti corrotti, tutti. Non se ne salva uno. Che venga da destra, da sinistra, dal centro, dalle favelas, non ha importanza. Sono tutti corrotti. Un po' come da noi, eh. Solo che lì, lì proprio a livelli. Ah, non c'entro io e Twitch. Ok. Non credo che sono così animali come lo descrivo io. Ah no? Allora ti dico questo. Sai che organizzano i tour della favelas? Ti mettono dentro un autobus blindato, ovviamente con l'autorizzazione del capo della favela, ti fanno fare il tour, il giro turistico della favela. Mm? Adesso, non è degradante? Mm? Non è degradante fare una roba del genere? È come se invece di fare il puttan tour da noi fai il giro dei barboni. Ah, quello lì è Tom, quello lì è Pietro, quello è Filippo. No. E per carità, niente da dire a quei barboni. Però devi aiutarli, no? Tu devi aiutarli, non devi sfruttarli, ok? E senza tetto tu non li devi sfruttare. Senza tetto tu li devi aiutare. Oh cazzo, c'è un'alfa. Siete d'accordo con me? Perché proprio Tom? È venuto in mente Tom. Non lo so. Questo alfa però è troppo vicino. C'è un terizzino. Ma l'alfa si mena col terizzino, non credo. Posto di merda. Niente, dobbiamo andare a nord, ragazzi. Andiamo a nord che devo recuperare un po' di roba. A proposito, ma che pirla, mi sono dimenticato del tapeara. Fai la luce del sole, qui no. Lì lo fanno la luce del sole, qui no. Beh. Senti, mi raccontava, allora, mi raccontava oggi uno in CGL, mi diceva, mia figlia a Peschiera, quindi Interland milanese, ok? Peschiera Borromeo, mi pare si chiami. Comunque, Interland milanese, la figlia compra casa. Compra casa tramite le cooperative, ok? È una zona molto bella, hanno costruito qualcosa tipo palazzi per 400 famiglie, o giù di lì, ok? Bene. Dopo che dentro da un mesetto circa arrivano i vigili e dicono: ma scusi, ma lei come mai è qui? Ci sono stati anche il caso, cioè, è comparso l'articolo sul giornale. Come mai è qui? Cosa state facendo? E fa: noi ci abitiamo. No, dovete darci i documenti. Come dovete darci i documenti? Voi siete saliti tra l'altro all'ottavo piano. Chi vi ha fatto entrare? Vigili, non carabinieri, polizia, vigili. Chi vi ha fatto entrare, eccetera, eccetera. Come mai siete qua? Ma dove ho messo il tapeara? No, abbiamo visto la luce fuori accesa e eccolo qua. E volevamo controllare per sapere se ci sono sì, alcuni di questi nuovi palazzi sono occupati, eccetera, eccetera. Cioè, roba che non sta né cielo né in terra, ma vabbè. Cosa succede? Scoprono che le case, tutto quel gruppo di case lì, non hanno l'abitabilità. Ok? Scoprono che non hanno l'abitabilità perché? Perché il terreno dove hanno costruito era prima agricolo,
poi è stato venduto a una persona che l'ha lasciato ancora agricolo, poi è stato venduto a un'altra persona che sapeva che sarebbe, si sarebbe trasformato in terreno residenziale, quindi tipo le prime due vendite sono state di un milione di euro, neanche 100.000 euro. L'ultima vendita che il tipo sapeva che sarebbe diventato da agricolo a residenziale l'ha venduta a 15 milioni. Cosa succede però? Che il compratore e di conseguenza poi chi ha dato l'agibilità per costruire, comune, non sapevano, o meglio, se ne sono fregati, lì vicino c'era un pozzo della Mapei, che è una società che chimica. È la stessa la Mapei che sponsorizza nel Giro d'Italia, non so, c'è un gruppo, no? Della Mapei. Dunque cosa fanno? Hanno un pozzo chimico dove ci sono gamma e alto, dove ci sono praticamente scorie altamente infiammabili e sono a tipo 200-300 metri dai primi stabili. Non gli hanno dato l'abitabilità. Cosa succede? Che loro, vabbè, ormai sono dentro, ma la casa ovviamente non potranno rivenderla. Adesso ci sono in corso col TAR, con la Cassazione, stanno facendo cause, bla 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 bla. Ma alla... Che sedia uso? Alla luce, quello che volevo dirvi è che alla luce del sole, nell'Interland milanese, non parliamo di case costruite sul Vesuvio, ok? Non parliamo della la piscina fatta umma in una zona. No, parliamo di 400 case costruite in una zona e in più, vicino a quel pozzo, ci sono già state costruite altre case. Però nessuno ha detto niente, perché quando sono state costruite quelle case lì, nessuno si è lamentato, nessuno ha storto il naso, nessuno ha detto nulla, perché probabilmente il tizio adesso ha preso la tangente. E quindi hanno, come dire, calcolato che se ci fosse un'esplosione, cosa non vera, l'esplosione si propagherebbe verso le case nuove, non verso quelle vecchie. Avete idea delle puttanate che si inventano piuttosto che per prendersi soldi? Quindi... tutto il mondo è paese, ragazzi, tutto il mondo è paese. Non bisogna andare in Sud America per vedere certe cose, per sentire certe cose. Domani è arrestato perché sapevo troppo. Allora, abbiamo anche un tapeara, ridendo e scherzando. Va bene, sono tutti bassini, ma chi se ne frega. Allora, riprendiamo lui. E siamo di livello 32, devo fare 8 livelli perché ho bisogno del pteranodonte. Tra l'altro non ce l'ho il pteranodonte. Ok. Ah no, ripariamo la balestra. No, è una roba, raga, è una roba assurda. È una roba assurda, si sente di ogni. Dai, non devo essere io a ricordarvi del Ponte Morandi, vero? Io non mi metto lì a ricordarvi del Ponte Morandi. Cioè, non bisogna andare dall'altra parte del mondo, eh. No, non è giusto. Ma dipende dall'ambiente in cui tu nasci. Puoi anche non farlo delinquente. Ma se tuo padre è delinquente, tutta la tua famiglia è delinquente, non è che tu diventi Einstein, capito? E ripeto, non ci sono pregiudizi e non ci sono... è l'ambiente che fa 50% del tuo carattere, capito? E questo qua è... cioè, la genetica non può fare nulla, Se tu... Se tu prendi un bambino ebreo e un bambino arabo e li metti in due famiglie al contrario, cioè il bambino ebreo in una famiglia araba e il bambino arabo in una famiglia ebrea, a Gerusalemme, si ammazzano comunque, non ha importanza, perché vengono educati e istruiti secondo le tradizioni delle due famiglie. Ora, se le famiglie sono, come dire, intelligenti, colte e soprattutto colte, sanno che la guerra non causa vincitori, ma solo vinti. Di conseguenza è stupido e inutile combattersi per un pezzo di terra. Ok? E quindi, magari entrambi non si ammazzano, anche se sono cresciuti
ok, con le tradizioni e le culture dei popoli esattamente opposti. Però lì interviene la cultura, interviene la tua capacità di discernere ciò che è giusto da cosa è sbagliato. Ma se tu vedi che tutti i giorni tuo padre e tua madre parlano male, è come da noi, che cazzo ne so, se anche fosse per scherzo, anche se fosse per scherzo, io ve lo dico onestamente, perché poi sembra che non si sappia, ma secondo me si sa benissimo, quando dicono che l'Italia è razzista, l'Italia è altamente razzista, è un paese razzista, e lo era all'inizio con la gente del sud, con i meridionali, e adesso invece è con gli extracomunitari o comunque con gli immigrati, ok? Bene. E questo è una cosa, come dire, è un assioma, una verità vera a prescindere, ok? Mettetelo lì. Oggi cosa fanno? Siccome non c'è più il meridionale con cui prendersela, perché devono recuperare voti anche da lì, la Lega, che non è più Lega Nord, ma è Lega, no? Si è inventata sta cosa di prendersela con gli extracomunitari, con gli immigrati, con gli immigrati. Bene. Ma sono loro che nel futuro saranno la spina dorsale del paese. La gente che arriva, nuova, che si insedia qua, che fa figli, perché gli italiani non fanno figli. Quindi saranno loro. Tra 50, 100, 200 anni, l'Italia probabilmente sarà magrebina. Ok? Non lo sarà perché c'è il Vaticano, ma la maggior parte della popolazione sarà cinese e araba. Perché fanno 4 figli a testa. Dipende che gente arriva. Non ti arrivano svedesi. Capito? Il nord Europa, in Italia, non ci viene. Viene solo per turismo. Non vengono a mettere le loro industrie qua. Non vengono a aprire una società qui. Perché hanno paura della mafia. Capito? È tutto un circolo vizioso che gira intorno a, a mio avviso, a una cosa sola. Si chiama cultura. Se tu sei una persona colta, distingui cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se tu sei un somaro, perché non hai studiato, perché sei finito in una scuola di merda, perché i tuoi genitori sono anche loro ignoranti, eccetera eccetera, mettiamo tutto dentro un bel calderone, ci facciamo un bel misciot, come dicono qua, mescoliamo tutto, e il famoso detto che la mela non cade lontano dall'albero. Qua da noi basta che tuo figlio senta i genitori che continuano a prendere per il culo con battutine meridionali, bla 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 bla, oppure gli extracomunitari perché bla 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 bla. E cosa, non è che cresce con la concezione di siamo tutti uguali. Non può crescere con la condizione, con l'idea che siamo tutti uguali, perché anche se tu lo dici scherzando, tuo figlio, che per 8 anni, da 0 a 8 anni o da 8 a 16, è cresciuto con quella mentalità lì, con quel continuamente sentire queste battute, eccetera, all'inizio pensa siano vere, poi magari col tempo e con un po' di cultura capisce che sono una presa in giro. Ma ripeto, io da tantissimi, sento che spesso la battutina te la tirano. E perché te la tirano? Te la tirano perché fondamentalmente, no? In ogni battuta c'è qualcosa di vero. Io cinese ancora no, ma una bella svedese mi è capitata. La nostra cultura cinese, ma se alla fine siamo noi a scomparire per fare posto ad altre gente, attenzione, io non ho nulla contro nessuno. Ma noi scompariamo, per natura scompariamo. Gli europei scomparire, i bianchi, ecco, mettiamolo così, allarghiamo ancora di più il gruppo. Oh cazzo, qua fa freddo. I bianchi spariranno, i cattolici, la religione cristiana sparirà per forza, perché è una questione puramente numerica. Oggi qual è la lingua più parlata nel mondo? È l'inglese? No, non è lì di certo l'italiano. Qual è la lingua più parlata nel mondo? Il cinese e l'indiano. Perché hanno tutti paura della Cina? Cazzo, da sola fa un terzo della popolazione mondiale. Da sola. Un terzo della popolazione mondiale.
quelli domani dicono: noi vabbè che lo fanno già, produciamo il nostro sistema operativo e lo vendiamo a 2 milioni di cinesi, 2 miliardi di cinesi. Poi questi qua, andando in giro, portano la cultura che loro ai tempi si sono copiati, arrabattati, eccetera, eccetera, quando venivano da noi. Gli puoi dare degli stupidi? No! Poi, ovviamente, fare questi discorsi mentre si gioca ad Ark finisce per generalizzare la cosa. Però quello che volevo farvi capire è che, a mio avviso, se infondi, se aumenti la cultura in un paese, non puoi fare altro che bene. Cazzo, sono i troppi. Non puoi fare altro che bene. L'hai chiuso di pelliccia. C'è qualcuno qua che mena, eh? Ecco, arriva il carico da 90. Ma sei tu quello bestia. Ok. Orca trota. Aspetta. Cazzo. Ma tu manco per un cazzo, niente però. Aspetta. Scusate. Adesso vi leggo, eh. Datemi un secondo. F. È la nostra cultura? Allora, comunque. Sì, è brutto essere razzista, ma delle volte ti ci portano. Io lavoro la sera e quando torno a casa spesso becco gente di etnia diversa che spaccia. Ma sì. Aspetta, mi metto in un posto sicuro. Eccolo che mi segue ancora, bastardo. Datemi un secondo, che c'è gente allucinata alle spalle. Ok, forse l'ho seminato. Mi metto qua sopra. Ce la fa? No. Ok, scusate, stavo per tirarle qua. Allora, mentre mangio ti leggo. Allora. Ecco, gente di etnia diversa che spaccia, chiede soldi, ti minaccia e roba varia. Penso una volta stavo quasi facendo del male alla mia ragazza. E ne lo fanno, ma per ora, a parte i miei figli, non li ho conosciuti. Noi non dobbiamo dimenticare tutti i nostri ideali e le nostre tradizioni. Per carità, nessuno dice che bisogna dimenticarli. Io quello che dico è che si può tranquillamente convivere. Anche perché facciamo parte di una razza sola, ragazzi. Una. L'Homo sapiens sapiens. È quella l'unica razza. Non è che ce ne sono altre. I Neanderthal si sono estinti. Gli Homo erectus si sono estinti. I Cro-Magnon si sono estinti. Ed è giusto reclamare il nostro spazio nel mondo. Sì. Ma allora... Provate a pensare agli indiani d'America. Provate a pensare agli indiani d'America. È lo stesso ragionamento che stai facendo tu, Immo. No, chi è che l'ha detto? Immo? Non mi ricordo se Immo o Thunder Jurak. Comunque, anche gli indiani d'America avevano il loro spazio. E gliel'hanno lasciato il loro spazio. Adesso loro lo spazio c'hanno le riserve. Chiaro? Loro prima erano i signori incontrastati degli Stati Uniti. Oggi
vivono in un buco di culo. Mm? Quando io da ragazzino giocavo a indiani e cowboy, a me è stato fatto passare il concetto che i cowboy erano i buoni. E non è vero. Non sono i cowboy i buoni. Chiaro? Che sia chiaro. Non so se oggi lo dicono, ma penso che non si giochi più indiani e cowboy. Purtroppo, come sempre, la storia la fa chi vince. Quindi cosa hanno fatto gli americani? Hanno detto, signori, noi siamo arrivati qua, c'eravate voi, però purtroppo voi siete dei selvaggi, è giusto che voi subiate una, come dire, una occidentalizzazione, non so come chiamarla, una umanizzazione, un nuovo umanesimo. Siete selvaggi. Qua sto andando un po' a cazzo. Io volevo, me l'ho preso un po' di pelliccia. C'era un po' di pelliccia sto qua. Un cazzo c'è di pelliccia. Se fai l'indiano sai già che fine. Sì, sì, anche se fai il portoghese sai già che fine fai. Cazzo, non so neanche come ho fatto a vederli. Sono tre. Che mi ricordo più come si chiamano quelli. Allosauri. Capisco, ho detto che si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, rientra la base. Volevo recuperare un po' di pelliccia, ma là sopra la vedo dura. Poi a me spiace sempre buttare tutto poi in, come dire, nel calderone e mescolare tutto. In realtà le cose andrebbero analizzate con calma, studiate, eccetera, eccetera. Però io poi non avete idea delle litigate che faccio con i miei amici, perché io sono sempre bastian contrario su tante cose, anche con mia moglie, no? E alla fine passo per quello, mio padre mi dava dell'utopista. Perché io vedevo Star Trek e dicevo, ma cazzo, non possiamo fare la stessa cosa, non possiamo fare una federazione, cioè non pensare più ai soldi, pensare al bene comune, come diceva Noam Chomsky, bene comune, sopravvivenza dell'intero pianeta e andare nello spazio, come una federazione. Vabbè, lì è una federazione di pianeti. Sto andando dalla parte sbagliata. Porca puttana, di qua devo andare. Ok, si torna a casa. E lui dice, ma che cazzo dici? Mio padre mi ha sempre detto, l'uomo è lupo tra i lupi. Homo lupus lupus, lupus lupus. Quindi non potrà mai succedere una cosa del genere. Si sterminerà fino alla fine. Finché avrà fiato. Senza soldi non si può fare nulla, si ferma tutto. Dici? Senza i soldi si ferma tutto? Riprendo fiato,
quello chissà da quanto tempo è lì. A me, raga, quello che mi fa più incazzare è l'ipocrisia. Quella è una delle cose che mi fanno più incazzare. Cioè, io fondamentalmente quello che penso dico può anche essere una stupidata, può anche essere sbagliato, ma preferisco dirlo piuttosto che fare l'ipocrita, pensare una cosa e dirne un'altra. Ok, allora, e un paio di raptor li abbiamo, bene, abbiamo fatto il livello. Io alzerei ancora tempra, no, tiriamo su vigore. Ok, siamo al 33. Queste qua non le faccio perché ho bisogno dei pinguini. No, cos'è che c'era di organico? Che mi dava polimeri organici che ho ammazzato? L'uccelli. Erano i pelacosi. Non i pelagorni sul mi ricordo più. No, non so neanche se mi conviene impararla. Invece, farei qualcosa di un po' più utile. Tipo, fondamenta in pietra, che magari è il caso. Su quanti sono rimasti? 11. Ceiling, soffitto di pietra, costa troppo. Va bene. Oggi sì, e beh, col Covid si è visto, i ricchi sono diventati sempre più ricchi e il resto è andato in merda tutto. Cioè, una persona su tutte ha straguadagnato, ok? Ha due. Uno è Elon Musk e l'altro è Jeff Bezos. Elon Musk ha superato Bill Gates. Oh, anche qua nessun pregiudizio, eh? Non è che sto dicendo che non devi essere ricco, per carità. Poi Bill Gates con tutta la beneficenza che fa, ci mancherebbe. Tu sei un 20, ce ne sono troppi qua in giro. Tu sei un 8. Sentiamo, questo come è messo? È un 167. Quanto hai di vita? Adesso sì che mi piace. Oh, ridendo e scherzando, manca un'ora.
ti stai inimicando un nemico potente. Guarda che il Nightbot ti guarda. Hai catturato la sua attenzione, un po' come l'occhio di Sauron. Comunque io con Lainion un po' ce l'ho. I buoni ci sono, per carità, ma sono pochi. Domani seguirò i Game Awards? Questa è una bella domanda. Ciao Galeano. Buonasera. Non ti ho ancora salutato. C'è un po' che sei qua. Ero infervorato a parlare un po' di politica, cultura. Magari non t'ho visto. Magari sì. A che ora iniziano? Se iniziano alle 7 di sera no, ma se iniziano più tardi sì. Sempre che non sia infoiatissimo con Cyberpunk, perché dall'una si va su Cyberpunk. Lo ricordo, sia mai che poi mi vedete chiudere Ark di botto, mi dite come mai? Che ce l'hai con Lion? Ok, andiamo a ammazzare un po' di roba, va. Allora, mettiamo tutti in passivo. Ok. Tranne te, che vieni con me. Perché sei pesante? Che c'hai dentro? Il mondo. Il mondo. Allora, vediamo di svuotarlo un po'. No, non mi fai svuotare? Chi è che ho preso? Ah, lo stego. Cioè, trasformiamo in un piccolo carro armato. Allora, vieni qua. Sono arrivato l'ora, buonasera. Iniziano all'una, ma se fai Cyberpunk niente. E dipende. Nel senso, è uno dei pochi eventi che ancora mi potrebbero dare gioia. Visto che le tre non l'ho potuto vedere, non l'hanno fatto. Aspetta, ce n'abbiamo ancora di legno, vero? Aspetta, mi hai spostato. Fermali, spostate. Ok. Minchia, oggi abbiamo dissacrato tutti, dal Alvaro Vitale in su. Ti vedi, ha trasformato una cosa non adatta. Ok. È che ha trasformato una cosa non adatta ai bambini rovinandola. Cos'è SCP? Sì, esatto. È preoccupante questo balzo. Cos'è SCP?
purtroppo non so cos'è. Oh, beh, magari se mi dici la sigla cosa vuol dire. È un universo di creepypasta catalogato in fascicoli. Ma in che senso catalogato? Creepypasta non è il genere... come si chiama... horror cretino. Stasera c'è qualcosa nell'aria. Sono stavolta stare molto cruente. Ah, ok, allora non è quello che pensavo io. Ah, ho capito cos'è. Mica è roba inquietante. Ho capito, è roba inquietante. Lui cosa ha fatto? Ha stravolto? Credono a quello. No, ho capito cos'è. No, per l'amor di Dio, io non la roba. Guardo quella roba lì, mi vengono gli incubi poi di notte. Sì, 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 presente cos'è. Dio buono. E quelle cose lì, tipo che c'è la bambina che si sta pettinando nello specchio, lei gira la testa e nello specchio invece non si gira. Oppure lei non si gira e lo specchio si gira. Per carità. Roba inquietantissima. Esatto, esatto. Non parliamone, va. Lasciamo perdere. Torniamo a parlare di coso, di Alvaro Vitali. A chi piace la Fenech? Eccolo là, lo sapevo che stregatto ci metteva zampino. Adoro l'SCP, è come se ci fosse un'associazione che raccoglie e cataloga cose soprannaturali, sono stupende. Ecco, oh madonna. E vabbè, ma voi... Vedi, sono uno di cui è presente. Presente, ok. No, no, ho presente cos'è creepypasta. Per l'amor di Dio, ma non è proprio il mio genere. Mi vengono i brividi solo a pensarci. No, poi io lo so che queste cose, essendo brasiliano, io lo so che queste cose poi accadono, succedono. Almeno più ne parli. È come quello che dice tot volte. Quella roba lì e poi compare, no? Sì, ma lui può, è artista e prende spunti. Io non potrei. Va bene, sto girando a cazzo qua, eh? Intanto faccio presente. Io sono brasiliano, io so. Ah sì. Sì sì, ah ragazzi. Dobbiamo parlare di quello. Io in Brasile ho visto cose che voi umani... Tra l'altro anche sorprese, mica da ridere. Che dici, orca miseria. O qualcosa di peggio. Dunque. Lasciamo perdere. Io ho bisogno di livellare. E se continuo a fare un cazzo non livello. Quindi direi di fare una roba così. Allora attenzione, eh. Attenzione che questa qua vi potrebbe stupire. E via che si crafta. Ben 12. Se le mie mani potessero parlare, cosa direbbero. Solo voi mi capite.
E poi ci sono io che per vedere un film horror devo essere in compagnia, se no mi cago addosso. Guardate, io quando ero ragazzino facevamo i pomeriggi, però li guardavamo di pomeriggio, venerdì pomeriggio, dopo la scuola ci trovavamo a casa mia e guardavamo i film horror, ma era un film horror, c'era, non so, Pet Sematary, c'era Il seme del male, erano relativamente horror, ok? Poi un bel giorno, mi ricordo che ero in Algeria, ero ad Algeri, facevo la scuola lì perché mio padre lavorava lì, e il prof di religione ci ha fatto vedere L'esorcista. Basta. Chiuso con i film horror. Chiuso. Sono andato un'ultima volta, credo, al cinema a vedere... come si chiama, The Ring, non so se 1, 2, 3, 8, quali cavolo sono, e con una tipa, ma perché mi piaceva la tipa, e glielo ho detto, guarda che io non vengo a vedere quel film, non mi piace, non possiamo vedere altro, no no, mi piace, vabbè, io ho detto, vabbè, per amor di, sai come dite, no, tira più un pelo di, che no. Morale della favola, ho passato tutta la sera a guardare per terra il pavimento e l'ecco a fianco che rideva, e comunque non ho concluso nulla. Chiaro? Ok, non è proprio il mio genere l'horror. Oh, si costruisce, signori, si costruisce. Allora, qui lei si sposti. Questo è da film horror, eh. Io che costruisco è da film horror. Tu di qua, eh? Aspetta che faccio un po' di spazio. Ok, perfetto. Buoni lì. Il prof di religione era un satanista. Ah, poverino, cazzo, l'hanno sgozzato. Era anche simpatico. Quando c'è stato ad Algeri, c'è stata, quando sono andato io, c'è stato il FIS, una delle prime rivoluzioni, attentati terroristici da parte degli islamici contro gli occidentali. C'era la guerra civile e questi qua hanno cominciato a far fuori tutti gli occidentali, occidentali, bianchi, chiamiamoli così, quelli che non erano arabi. Hanno cominciato nelle chiese con le suore e poi sono andati avanti, disastro. E noi all'inizio vivevamo col coprifuoco, alle 9 di sera o 10 di sera c'era il coprifuoco, come qua. Solo che lì il coprifuoco era diverso, nel senso che se ti beccavano fuori e non avevi una motivazione valida, finivi in carcere diretto, ok? E prima che iniziasse il coprifuoco giravano con i blindati, cioè carri armati grossi con fucili mitragliatori lunghi, c'era la polizia ad ogni angolo, militari eccetera, paese, una situazione di merda. E lui poverino l'abbiamo scoperto dopo, perché c'è stato, a un certo punto la situazione è diventata critica, la Farnesina ci ha detto di rientrare, e quindi niente, siamo rientrati a casa e non tutti ce l'hanno fatta. Questa devo togliere, non sai che ci giro intorno, devo toglierla. Ok, anculo. Allora, devo mettercene un'altra qua, vediamo un po'. Ha un collega di mio padre tedesco, mio padre lavorava per la Siemens, un collega di mio padre tedesco, l'hanno fatto fuori a un posto di blocco, era buio, lui non ha visto il posto di blocco, come cazzo fai a non vedere un posto di blocco, e questi qua hanno tirato una sventagliata di mitra e l'ha seccato. Poi sai, fai a dire no, ma questi non l'hanno visto, non... come fai? Ok.
Mettiamo ancora peso e ancora salute. Io sto andando in ospedale chiuso e completamente vuoto. Già sento puzzo di cazzo. Il mio peggior incubo. Sì, è come giocare a... cos'è che era? Outcast? No, Outcast? Quello dove c'era l'ospedale psichiatrico. Outlast, bravo. Guarda, io non ce l'ho con nessuno. Per me potremmo vivere d'amore e d'accordo. L'importante è rispettarsi. Bella Alberto, Ark Forever. Regola di Padre Pio, cazzate in chat e premi invio. Non sapevo questa. È geniale. Sì, sicuramente. Sicuramente siamo tutti delle teste di minchia. Chi più chi meno. Legna. Ok, si è fatto buio, mezzanotte 11. Bellissimo, sì, geniale. Allora, riempiamo questo. Riusciamo a fare un po' di pasta cementizia adesso? No, 100 no. 20? Così ci facciamo un barattolo. Ok, poi. Abbiamo bisogno di, vediamo un po'. Cucina canna lunga, dopo abbiamo bisogno di... Dov'è? Soffitto, la rampa. Fondamenta recinto di pietra, no. Non adesso. Stone ceiling, ok. E queste qua però non adesso. Forbici. Ah, però per le forbici ci vuole... l'ossidiana, vero? Quindi sprecata adesso. Vabbè. Poi mettiamo. Ecco cosa ho bisogno, di una fiomia. Ho bisogno di una fiomia. Ok, andiamo a recuperarci una fiomia, va? Tu che ti sei bloccato? Cazzo, se sei appesantito. Vieni, andiamo su. Fermo. Vedi che ne ho 16, non mi ricordo dove l'ho prese. Un modo per exparisi? Non mi dire costruire torce.
Dai, dimmi il modo per Xparisi, che forse una volta tanto lo imparo. Costruire. O c'è qualcosa da craftare che si crafta di botto? Vediamo un po' la carne. Questa si è appena fatta, ovviamente mi sono accorto adesso. Oh, questa finalmente me la mangio, come dico io. Oh. No, ma devi andare a ovest. Ovest, tanto ovest. Cioè dall'altra parte. Io sono già a ovest. Una cosa devi uccidere lasciando tutto nei banconi. Aspetta, prima ti leggo, poi vedo se farlo. Sa com'è, non vorrei che fosse una trollata. Ah, notte run. Vabbè, ma devo sapere dove sono le notte. Poi ne ho preso un botto, eh. No, però le ho prese forse nell'altra live. No, lo dici tu. Ah, il cursore? Devi metterlo nelle opzioni. Lo imposti nelle opzioni, che però non sono da qua. Sono all'inizio, se non sbaglio. All'inizio tu puoi scegliere. C'è una funzione che ti dice visualizzami sulla mappa. Ok, allora facciamo così. Recuperiamo lui. Permesso. Siete tutti ammassati, vedo, eh. Bravo. Cribbio, cribbio, cribbio. Ah, ecco cos'è. Com'è? Perché? Allora, sullo spawn di Ovest 2 c'è una nota tech che se la prendi ti dà per 4 exp. E lì ce ne sono tantissime. Ah, sì? Ma dovrei sapere dove è il punto, capito? Ah, sono io che sono appesantito. Ah, vangulo. Cambio un cazzo il peso nel Raptor, bene. Ok, andiamo, via. Azione. Sì, ti posso dire io. Ma perché mi devo morire? Non ho capito. Ma poi se muoio il gioco finisce, eh? Devo ricominciare la mappa. E ricordati che questa nuova versione di Ark è una vita e una morte. Se muoio si resetta la mappa. Io non posso morire.
scusate, facciamo così. Fiomia, se no facciamo notte. Fiomia, non c'è? Come minchia fa a non esserci la Fiomia? Giù di là ci sarà sicuramente. Mi farebbe comodo un Optero, ma se non arriva al 38, ciccia. Quindi io farei così. Guarda, allora, Thunder Jurak, io ti seguirei. Il problema è che non posso morire, capito? Bello obelisco rosso. E ci sta. Ma se recupero una Fiomia, faccio un campetto, faccio due verdurine. Sarò pure cani cattivi, non ve li conosco. Niente, le Fiome se le sono pappate. Manco per scherzo proprio. Dov'è, cos'era? Shift C. Fiomia. Niente, non c'è. Geno. Questa parte finisce così, ok. Ok, quindi dalla mappa noi siamo qua. In California siamo. Ciao Galeano! Ricordati che troverai il video di Cyberpunk, eh? Tra mezz'oretta siamo lì. Ci sarà sia Ark che Cyberpunk, saranno due video. Non so se impostarlo a 1080p lo streaming. Iguanodonte, ah dai. Allora, Fiomia. Eccola, livello 120, dove sei? Salve. Aspetta, tu sei in passivo? Sì. Oh! Galeano, sub grandissimo, grazie per la sub, caro. Perfetto. Sti rompi maroni. Ok. Grazie ancora, caro. Sei stato gentilissimo. Allora, a lui gli diamo. Siamo un po' fuori mano, eh. Però
trasferisci. Bene. No, no, se posso essere sincero la trovo una spesa inutile, perché ho già il PC, poi se voglio giocare a un gioco che è un'esclusiva per PlayStation, al massimo ci gioco da PlayStation Now, quando escono, cioè non ho l'esigenza, capito? Cioè, a parte, cos'è, The Last of Us o Days Gone, cioè quelle che sono le esclusive PlayStation che non ci sono per PC e che mi rode parecchio, perché The Last of Us l'avrei voluto giocare, ci sto giocando in con PlayStation Now, però in cloud, con la qualità che avete idea, sembra di giocare a un vecchio DVX, non so se vi avete presente cos'erano i DVX una volta, quando si rippavano i DVD e facevi il video in DVX, era un algoritmo di compressione. E vedete tutto cubettoso, tutto pixelato. Ok. Accetto, maschio o femmina? Cosa sei? Sei una femmina? Allora ti chiamerò Puzzona. Horizon 2. Vabbè, ma uscirà, dai. Uscirà anche per... Se è uscito l'1, faranno uscire anche il 2 prima o poi, no? Lo so. Anche quello mi rode. Ma tu pensa che non ho finito il primo. Mio figlio ha fatto in tempo a fare 2 livelli 50. O quanto cavolo è arrivato a 60. No, li ha finiti tutti e due. Ha fatto 2 livelli 60, che io non sono riuscito neanche a arrivare al 30. Solo che lui, capite, arriva il pomeriggio, c'è il tempo di fare tutto quel cazzo che vuole. No. PlayStation Now è solo in cloud, non puoi scaricarli, anche perché li scarichi e dove li giochi? Non ce l'ho la Play? Se no, che senso avrebbe anche, no? Squeletto rosso, ma è rosso e alfa, troppi squeletti. Dobbiamo tornare di là, però io faccio il giro. Perché io non ho PlayStation 4, no? No, nessuna. L'unica console che ho è la Wii, quella vecchia. Poi onestamente, se devo scegliere di comprarmi un device nuovo, io oggi mi comprerei il VR. Mi prenderei l'Oculus 2. No, non lo faccio perché vorrei prendermi prima un secondo PC.
perché così posso giocare con mio figlio con i giochi del PC, perché sennò insomma giocare sullo stesso schermo non è la stessa cosa. Hai un'idea per Ark da proporre? Vai, spara, sono tutto orecchi. Il gioco nuovo a Luna. Danny arriva a Luna purtroppo. Cioè purtroppo lo rendono disponibile a Luna. Se andassi in un server PvE, così invece che cazzeggiare facendo qualcosina, cazzeggio facendo praticamente zero, a meno che non hanno i moltiplicatori a per 10, però poi stravolge il gioco. Cioè fondamentalmente il motivo per cui non vado su un server PvE è il tempo, capito? Perché se no prendo e me ne vado a giocare a World of Warcraft, che tra l'altro è l'incanna che aspetta. Sono ancora al 55. Adesso di qua. Ciao stregatto, buonanotte caro. Ci vediamo domani sera. Ci sono anche i Fibercraft, per dire. Cioè, fabbricano la fibra? Beh, guarda, dopo che ho visto la Primal Fear, può esistere qualsiasi cosa. Qua c'era mica una nota. Ciao signora Fiomia, venga che la busto va. Forza, forza. Gli ho tirato la bustatina anche lei. Si faccia vedere. E come lo vedo? Dovrei montarla in groppa. Andiamo. No, fai qualsiasi cosa con la fibra. È una nota per 4? Come fai a saperlo? C'era scritto? E blu? Aspetta che mi stai confondendo. Che vuol dire una nota per 4 e blu? Perché le note sono diverse tra di loro? Pensavo fossero tutte uguali. Quindi non mi metto adesso a fare il contadino. Devo andare a ammazzare gente? Va bene, 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 bene. Basta dirlo. Io vado ad ammazzare tutti. Andiamo a ammazzare gente. Tu che livello sei? 28. 28 ci vuole il carno. Ci sono quelle normali e quelle per 4. Ah! Pensa a te, non lo sapevo. Questo che livello è? 8. Ok, piglia il carno. Venga com'è. Ma cazzo, sta andando lì? Che bastardo. Allora andiamo a far fuori l'altro. Si è spostato, si è spostato più o meno.
puttana. No. Bravo. Bravo. Tutti là. Lo stego ci ha messo una vita solo per girarsi. Gatto sveglio. Gatto salta. Gatto scassa le palle. Mi manca Vanadius con il gatto counter. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ti disturbo mentre chiacchiero. Ciao. Mi sa che lo disturbo mentre parlo. Aspetta, metto in pausa allora, se no spreco. Ci sono normali quelle per 4, quelle gialle sono quelle normali e quelle blu sono per 4. Madonna, ma sai che non ho manco visto il colore? Ciao. Vado a fare la pipì nel mentre. Poi mi sa che tra poco è ora di passare di là. Ti metti lì sulla poltrona.
macchina. Fermo. Fermo. Faccia. No. 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 Ok, scusate. Vai bravo. Allora. Ne ho fatti altri due, siamo al 38, posso fare la sella del ptero. Ok, allora raga, io direi, visto che sono ai 44, c'è ancora 5 minuti, dai. C'era l'abilità del raptor di attaccarsi? Vabbè che lui è un triceratto poi piccolo. Non si attaccava? Ci siete ancora, vero? Guarda cosa c'è lì, guarda cosa c'è lì, quelle le voglio. Aspetta, aspetta. Come mai ho frecce? Ci manca selce. Aspetta che quelle quini d'aria lì le voglio. Ok. No, a volte mi sembra, a volte che mi si blocchi la chat. Perché non vi vedo più scrivere. Ok, allora cambia così. Cos'è che gli manca per fare altre frecce? Scusate, ah, paglia. Mm.
No, mi servono le crinidarie perché posso fare il loro... Posso usare il loro... Coso urticante, liquido urticante. Ed è utilissimo per le fasi di addomesticazione. Ecco, c'è solo un problemino. Come li raggiungo? Con tutti quegli squali di merda. Micino, bello, micino. T'ho già coccolato prima. Vai, vai. Ecco. Allora, dov'è? Ok, aspetta che forse riesco a prendere anche questa. Ok, occhio. Aia. Occhio. Aia. Andata vicino questa. Eccolo. E preso. Non devi mangiare il sopra. Capito? Capito? Non si va lì sopra. Vai. Poi lo capisce, la smette. Infatti va sotto. Quante ne ho presa? 144, gagliardo. Oh, non sento più. Raga, non sento più. Ok. No. Non sento più l'audio. Come mai? Sono sputtanate una volta per tutte le cuffie? Che due marroni. Scusate, eh. Ah, l'ho mutato. Come cazzo ho fatto a mutare il mio audio? Ah, l'ho schiacciato qua la tastiera. Sono un cretino. Cazzo di gatto. No, toccare gli Zebedei. Quella roba privata.
Ma è finito il boost? Non c'era un boost? È finito. Per 7. Ma non toccare. Ok. E lì tranquillo, no? Ok, allora vediamo un po'. Questi li mettiamo in frigo. Com'è che si chiama? Non mi ricordo mai. Biotossina. Ok, 52. Allora, raga, per ora su Ark ci salutiamo. Ho schiacciato la T. Per ora su Ark ci salutiamo. Noi ci vediamo al prossimo episodio. E adesso, se volete rimanere con me, ce ne andiamo su Cyberpunk 2077. Sempre che funzioni, che non esploda tutto. Ok? 2 minuti, restate lì, non vi muovete.